È tutto pronto, tifosi canarini, ben ritrovati, anzi benvenuti dal Mapei Stadium, o meglio, stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia, dove andrà in scena Reggiana, Fermana, partita che può dire molto per la formazione di casa, soprattutto per quello che riguarda il primo posto, Reggiana che insegue Rentella, pur essendo a pari punti, i Liguri sono in vantaggio per la classifica in virtù degli scontri diretti che li hanno visti vincere proprio al Città di Tricolore di recente. E dunque, quel successo vale per il momento il primo posto per la Virtus Entella, ma di fronte c'è una Fermana che ha festeggiato, abbiamo tutti quanti noi festeggiato la salvezza nell'ultimo match casalingo contro il Siena, un 3-1 magnifico con l'abbraccio finale del pubblico, tutto veramente molto bello. Ora c'è però da provare a vivere un sogno, provare a vivere quel sogno che si chiama playoff. A 2 punti di distanza da noi c'è Rimini. Proviamoci, ci possiamo anche provare. Nulla è ormai impossibile per questi ragazzi. Tentare non costa nulla, come ha detto il mister Stefano Protti nel pregara, ma ci colleghiamo subito con il Città di Tricolore, dove ad c'è Paolo Rocchi che ci racconterà questa sfida e questi splendidi 90 minuti. Ben ritrovato Paolo. Paolo. Vediamo se il collegamento con Paolo riesce. Proviamo subito. Il collegamento in questo momento, non sentiamo Paolo, gli chiediamo di provare a ricollegarsi in. Senti Roberto? Paolo, a te la linea per raccontarci Reggiana Fermana. Bentrovati al Mapei Stadium, Città del Tricolore, qui a Reggio Emilia. Poc'anzi Roberto ha detto bene, chiaramente la formazione di Aimodiana dovrà per forza di cose portare a casa i 3 punti, in virtù del fatto del primato insieme alla Virtus Entella, che servirà a vincere tutte e 3 le partite. Se l'Entella vincesse anche tutte e 3 le partite, comunque a parità di punti passerebbe la formazione libera. Siamo qui con la Fermana che chiaramente vorrà coronare il sogno ancora più grande, perché come diceva poc'anzi Roberto è stato bello. Comunque la salvezza dopo un anno un po' particolare. Siamo intanto in piccole formazioni. Abbiamo la Reggiana che attacca da sinistra verso destra con Venturi in porta, Caus, Rozio, Luciani. A centrocampo due libre, Canasci, Rossi, Nardi, Guglielmotti. All'attacco Pellegrini Varela. Fermana che invece mette un po' Borghetto con Eleuteri a destra, Parodi e Pellizzari centrali di difesa, Rosso a sinistra, poi playmaker Giannonato, il capitano, Romeo, Misurata, Mazio, Cusciani, Nei. Vediamo in questo momento che la Reggiana sta attaccando da sinistra verso destra, la palla è a Eleuteri, però viene fermato subito da Pellegrini, cerca di darla in mezzo a Parente, però fortunatamente Pellizzari spetta. Allora Venturi, distretto pubblico qui a Reggio Emilia, campi permane qui allo stadio sono circa 100 unità, sempre più belle, sempre vicine alla squadra di Mister Protti. Intanto vediamo che la Reggiana cerca di tenere palla nella propria metà campo con Caos. Caos lo dà a Rozio. Rozio a Venturi, il portiere che cerca di far salire la squadra sulla quarta di campo. Cerca di darla sulla sinistra per Liebre. Liebre, ancora Liebre, cerca di funzionare in mezzo. Viene da parte del pubblico rimorchiato per un fallo su di Ebre, così non è. Adesso Pellegrini sulla palla che la dà a Canasci Canasci cerca di funzionare in mezzo per il numero 3 Caus, ma Borghetto riesce a spuntare. Borghetto la rimette, cerca un lato lungo alla ricerca di Maggio, che però viene
anticipato da Luciani, che è anticipato di tutta la palla per misurare, Maggio cerca di andare sulla sinistra, ma viene trattato da due difensori, è proprio Tanasci che toglie la palla, la dà a Rossi, Rossi per Liebre, Liebre sulla metà campo cerca di trovare Varela, Varela cerca di saltare l'uomo, non ci riesce, palla di campo importante, il pubblico di casa reclama il calcio di questo momento, il ministro del turno che ha detto che mette la palla in gesto con il calcio di campo. Per me è partito importantissimo per il gioco di calcio per Marugiano, che deve venire assolutamente per tutti, la condizione invece di proprio reduce della salvezza, viene qui con una spezzina di calcio in più, ma soprattutto con più voglia di stupire ancora di più, di diventare già una grande emozione sulle sociali, e chi sa, intanto provare l'esito. Intanto vediamo Neglia, l'ex di turno, che la dà a Eleuteri, Eleuteri per Giannonato, ancora Neglia sulla destra, cerca di saltare l'uomo senza palla naturale, forse la palla era uscita, ma l'arbitro fa proseguire perché la palla torna alla Reggiana ancora, Rozio in turno. Intanto Misurati cerca di fare pressione sul portiere avversario, non ci riesce. Guglielmo Motti cerca di pressione in mezzo, il capitano Gianni Di Bonato la rimette in palla laterale per la Reggiana. Sulla palla Luciani per la rimessa laterale. Luciani la dà per Pellegrini, Pellegrini per Guglielmo, ancora Romeo cerca fuori la palla per appunto non dare pericolo alla difesa, palla laterale della Reggiana, Varela per Rozio. Rozio a Luciani, siamo sulla metà campo. Gauz, Romana ben messa in campo, il numero 5 ora Rossi con la Reggiana per Tanasci, arriva il capitano Giannonato, cercare tutto della guardia Giulio Parotti, alza la testa, cerca il compagno, ma attenzione, commette un'ingenuità passando a Giannonato e subito dopo Pellegrini, dicevamo cari radioascoltatori, con l'ingenuità di Parodi per Giannonato, la palla persa, è stato bravo il giocatore Pellegrini a darla a Nardi che con un diagonale infilza sulla sinistra del nostro portiere Borghetto, con dobbiamo mettere un bel gol che chiaramente ha fatto esultare di cose di cosa che fino ad ora erano poco più numerosi, ma chiaramente di più è stato un gol, iniziano a farci un saluto. Intanto il numero 5, Rossi per 10 anni, Germano cerca di conquistare la palla con Misurata, l'arbitro della pista in fallo, quindi punizione per il Granata dalla metà campo. Vediamo un po' di nervosismo in mezzo al campo perché Misurata dice di non aver detto, l'arbitro non è di questa stessa cosa, quindi la punizione per la Reggiana all'incirca della metà campo sulla parte destra
tenersi alto il campo di Schneider e prova il pressing verso Venturi. Venturi la rilancia verso Luciani, che però va a finire il cambio laterale per il Napoli. Adesso lo palla il numero 25, Alessandro Canosso. La per mano di Schneider, che cerca una sponda per Matteo Manzo, che prova a metterla in mezzo, ma non trova Samuele Nebbia, che viene anticipato da Pozzi. Palla di nuovo alla Reggiana, che prova a risalire, ma Pellizzari con un lancio spenta la manovra. Misurata per la sinistra per Manzo, Manzo per Giannonato, che mette una bella palla a girare per Misurata, sempre sulla sinistra, palla laterale. Dicevamo dalla giornata qui al stadio della città di Tricolore, tanta gente allo stadio, chiaramente una bella giornata, molto di clima, 7 gradi Celsius che si fanno sentire, sembra di assistere a una città prima di vivere solo allo sguardo, perché poi a sentire sembra di avere in un diretto inverno inoltrato. Intanto Misurata ruba palla, poi Rozio cerca il rilascio, di nuovo Misurata la butta fuori, pallo laterale Reggiano. 1-0 per i radioascoltatori che si sono connessi solo ora su Radio Bernana, e la formazione di casa è stata inventata con il Bernale in diagonale numero 24 anni. Intanto ritrova Pellegrini che conquista il fallo, il nostro capitano ha buttato a terra, ha fatto bene perché l'intuizione sarebbe costata cara per la posizione. Intanto sulla palla Guglielmotti, Rossi per Canasci per Pellegrini. 24 Nardi, Rozio per Rossi, palla al portiere Venturi della Reggiana, che la svista verso Caos prova il rilancio, non va, prova l'incursione invece Nardi che prova a darla a sinistra, non riesce perché Giulio Parodi prende la palla meglio per Giannonato, per Fischnaller che cerca la sponda per Federico Manzo, ma giustamente l'arbitro assegna un calcio di punizione sulla metà campo in favore della Ferrara, la squadra canarina può un attimo rifiatare e sicuramente può andare a cercare di rialzare la testa. Sicuramente dovremo ragionare con serenità, dovremo cercare di fare il nostro gioco nonostante lo squadrone che abbiamo dinanzi, perché sappiamo che i nostri ragazzi sono abituati a fare delle belle prestazioni anche con club e brand apprezzati, lo speriamo davvero. Intanto andiamo a raccontare il calcio di punizione del campionato, la mette in mezzo molta la schiera canarena che purtroppo però allora troppo sul portiere del cuore che riesce a far ripartire la Reggiana, che la dà sulla sinistra per Canasci per Pellegrini che cerca di darle e di nuovo un calcio d'angolo per la Reggiana. Bisognerà assolutamente non concedere più i tanti perché la squadra di Pellegrini la Reggiana non ha davvero fatto la prova sulla palla, ha dato il calcio d'angolo numero 77 in mezzo a tanto movimento con Panella, Pellegrini, Rossi, Nardi che cercano di richiamare il portale dal calcio d'angolo, la mette in mezzo, palla che esce fuori dall'aria, il numero 16, Luciano cerca di rimetterla in mezzo, ma non fa, intanto subito la Ferrara che è sulla destra, e la dà per Eleuteri, grande la sua forza che cerca di sfondare verso destra, la ragna un bel pallo laterale a Caos che scusate qui dietro che butta fuori la palla, quindi pallo laterale della Ferrara con Eleuteri sulla palla, c'è chi dà la mezzo per Romeo che cerca di battagliare, questa non è la media, purtroppo viene anticipato da Rossi,
Palla ora Luciano. Palla a Rozio. Rozio per Rossi. Ancora Rozio Rossi. Sulla sinistra per Paus. All'avventura Fermana ben messa in campo, la squadra romana sta cercando di modo per poter affrontare il campo italiano, il portiere della Luciana che è quasi sulla porta di campo proprio per permettere alla squadra di trovare l'uomo in più e di trovare un parco giusto per sfondare la corazzata da Marina. Intanto riesce bene Carosso a rubare palla, chiede un calcio di punizione e così è sulla palla misurata per Carosso e Lizzari. Lizzari di nuovo per Alessandro Carosso, la palla misurata del gruppo di campo, cerca di dialogare con Maggio ma non riesce. Intanto Fischnaller cerca di battagliare in mezzo, non ci riesce neanche lui. Intanto Varela, Varela per Tanasci, Tanasci per Rozio. Ora il numero 7 Tanasci, 77, mette in mezzo, c'è solamente Paus e cerca di andare a prendere la palla perché non è per salvo Lucario, riesce a prendere il pallone dai piedi, a rilanciare, era troppo sporco per prendere il dominio sulla palla. Ora Reggiano in attacco con Rossi, Rossi con il Tanasci, ancora Rossi. Là sulla destra il numero 44 Giulio Immobili, trova l'impressione sulla destra, Rossi su di lui, la mette in mezzo, capo la polizia di lancio. Intanto il capitano Sant'Anna cerca di ricordare la formazione tra i due, bel lancio sulla destra per Manuel Fischnaller, uno contro uno, prova, ribatte di nuovo Caus, la mette in mezzo Manuel Fischnaller, c'è un difensore Rozio che spenta la manovra. Intanto Alessandro Rotelli sulla destra, prova di pressione Alessandro Rotelli cercando di spaventare Guglielmo, non ci riesce, Guglielmo ancora cerca di far ripartire la manovra sulla sinistra, la va a Paus per Rossi, Rossi per Rozio, ancora Rossi. I ritmi sono ancora grandi, la formazione è cercando di trovare il giusto tempo per sfondare, ma la formazione è proprio, diciamo, la prendesse in campo e concede davvero poco. Classico 4-3 quello di Mister Proppi, 3-5-2 da Mister Dia. Ora proviamo ancora la Luciana, cerca di dialogare con Giulio Immobili che però si trascina la palla in palla laterale, però sulla rimetta per misurata, misurata per iniziare Parodi, ora per iniziare da sulla sinistra con Carosso, anche se fa vedere la formazione della iniziare per Eleuteri, tanto chiede palla Romeo, ma Eleuteri cerca di darla a Samuele Meglia, ex di turno, cerca di sfondare sulla destra, ancora Samuele Meglia cerca di metterla in mezzo ma purtroppo viene contestato dai difesi, dai difensori, pardon, della Reggiana, così la palla non va, palla Reggiana con Rozio. Rozio che più fanno la penale, c'è un po' di confusione in aria, è giusto approfittare, già per altro che cerca di darla al Maggio, Maggio con Parodi, ancora campionato che mette una palla bella per sulla destra per lei e purtroppo non riesce. Ora parla per il capitano che richiede un nuovo lancio e il numero 21 manda il fiscale davanti al portiere. Se fosse stato un po' più veloce, davvero tutto e tutto nel portiere, Manuel Fischnaller ha cercato di stoppare la palla e dire, magari facendolo al volo, sarebbe riuscito ad avere un gol. Fermano in avanti, Fermano arriva e cerca davvero di alzare la testa, intanto in centro e oltre, sostenitori per venire a Bulacan, si fanno sentire qui al
Mattei Stadium, la città del tricolore di Vicente, che è sempre vicino alla finale. Vediamo sul calcio d'angolo, siamo in mezzo a tutti i saltatori, parodi, poliziari, che si fanno vedere, palla bassa, che è tanto Giulio Parodi. Edice di un gol, siamo di scorso il primo stagione che fa coronare una splendida della la stagione di Giulio Parola Maria Canarini, davvero difensore di altre categorie e di altri livelli. Abbiamo avuto l'onore di avere in questa squadra. Chiaramente voleva fare il visto oggi, proprio così non è stato. In questo momento Germano però ragazzi Iva, Germano che non concede spazio per ora al di là del gol, benissimo in campo, si denota anche la difficoltà della formazione che ha a trovare degli spazi per andare avanti, palla intanto sulla tre quarti campo della Germana, Meglia cerca di andare a pressare del più. Germana alta, cerca di schiacciarsi, intanto Parodi, Parodi con Carosso. Purtroppo Rossi a centro campo con la spesa per Guglielmo che è sulla destra, cerca di scontare verso destra, cerca il cross, quindi rimesso in campo per la Fermana, Borghetto sulla sfera. Borghetto la va subito a Iuteri per Parodi. Tanto questa anche la formazione di Eleuteri per Romeo, ma viene anticipato da Camassi per il fallo laterale. Fallo laterale per la giornata sulla palla Alessandro Eleuteri. Alessandro Eleuteri la dà per Fischmaler, che la dà a Samuele Meglia, che dialoga con Romeo, ancora Meglia. Purtroppo palla a Kraus che la va a Venturi, che a sua volta rilancia per Camasci. Camasci ancora la Fermana misurata, tenta di servire Romero, di servire Bordone a Maggio, ma la palla di nuovo a Venturi che cerca di far ripartire la manovra. Venturi per Kraus, Kraus Rossi. Ora Kraus e Guglielmo si fa vedere sulla sinistra delle gru. Canasci all'anticipa, anticipa Maggio con il numero 27, cerca di sfondare sulla destra, due sono gli uomini che lo vanno a cambiare e riesce a conquistare via con una punizione e riesce a a guadagnare un calcio di punizione, ma è sempre pericoloso, l'uomo che più di tutti cerca di saltare la buona punizione, la matematica la conosciamo, quella preferita del campionato. Fermana che comunque dà l'impressione di voler stare alta, abbiamo anche visto il mistero che esorta i ragazzi a non abbassarsi, sarebbe davvero un porgere della guancia alla squadra di Renata, squadra di tutto rispetto che si ora e chiaramente con tutti i segni qualcosa di scantato per il giusto. Intanto mettiamo la Fermana sembra un po' più tanto, siamo alla destra di Venturi, vanno a Ciambonato, vanno a Ciambonato sul primo palo, la tira sulla spinta Fischmaler, purtroppo la rimette sempre sul primo palo e cerca la traccia, diciamo che il tiro di Fischmaler non era insidioso tanto da costruire il potere di casa, comunque Fermana che iniziava a scattare il portiere del portiere di casa con un'ottima posizione insidiosa di Manuel Giannonato sulla ribattuta, Fischmaler ha cercato di fare il tabinetto, purtroppo non ci è riuscito perché ha calciato proprio sul palo del portiere. Intanto ancora la Germania, anche dalla difesa per Romeo che darà una posizione ma sulla metà campo Canasci di questo fallo. Il capitano Giannonato manda avanti la palla, anche lo primo,
il capitano sulla palla per fare questa pressione dalla metà di campo, la Parodi. Parodi per Pellizzari. Pellizzari cerca il lancio per Matteo Maggio, 1 contro 1. Viene anticipato però da Luciano, che la larga Nasci. Nasci viene pressato dai Canarini, riesce però a smistare per Guglio il Monti. Fernana che getta la palla in laterale, pallo laterale per il Granata che va sulla palla numero 16 Luciano che dialoga con Nasci. Intanto Pellizzari spenta un'azione d'attacco con Barella pronto a scattare sulla destra, fortunatamente la difensore Canarini riesce a scattare la mano. Tanto Leuteri per Romero e ritiene non fallo, così è autore del fallo Caiz. Di fatto che fa la tirare la fermata Leuteri per Meglia, ora Leuteri cannonato e cerca di darlo di testa per Fischmann, però non riesce, ancora cannonato che mette una palla lunga per Samuele Meglia sulla destra, la difesa con Rozzi, la difesa di Meglia che fa la tirata subito battuta da Leuteri per Parodi la dà in mezzo per Matteo Maggio, che vediamo che la squadra canadese si sta spostando tutta a destra così per trovare più spazio possibile, poi misurata per Carosso che è sulla sinistra, misurata che viene buttata a terra dal numero 16 Luciano che così è iniziata a buttare a finale che viene partita subito da Carosso per Maggio. Maggio cerca di puntare sulla sinistra il giocatore Granata, ma è lui del mondo che mette il calcio d'angolo, il secondo calcio d'angolo è Germano, Germano ancora viva, Germano che assolutamente non ci sta e se vogliamo dire finora un tiro in porta quello della regione, Germano che già è la seconda volta che cerca di portare il pareggio, tanto campionato ancora basso per Fischmann che però si porta la palla fuori, ma attenzione, credo che ci sia stato un tocco della formazione Granata, quindi fallo laterale in attacco per la fermata, la palla Carosso. Carosso la dà di Schnaller. Schnaller cerca di guidare, non ci riesce, Luciani sventa. Ora la fermata con Parodi e Leuteri. Leuteri per il capitano Giannato che mette la palla per Romeo in mezzo all'area. Viene però anticipato da Rossi. Rossi per Pietro. Varela. Continuano in fallo su Varela, ma l'arbitro fa proseguire sulla fascia destra per Guglielmo Motti, cerca di puntare Carosso, ancora Guglielmo Motti, e puntare la massa per Pellegrini, fortunatamente contrastato da Pellegrini, intanto la squadra di Pellegrini è in fallo sulla patente Pellegrini, così non è per l'arbitro l'arbitro di Firenze. Punizione dunque per la quarta parte della fermata sulla palla del nostro portiere Borghetto. Il dialogo con la difesa, che cerca di partire sempre dal basso, per il Marocco, ora Borghetto, la parte iniziale. Il nuovo Parodi, autorità della squadra sanarina, che cerca sempre di partire dalla difesa. Per Schnaller che cerca di andare con il capitano, il tanto Meglia che viene anticipato da Kautz. Vediamo Guglielmo che cerca di ritrovare di fare Paolo, attenzione. Paolo, sì?
interveniamo un attimo da studio, un consiglio di avvicinare un pochettino il microfono se riesci, perché c'è molto ritorno dal campo con la musica, più avvicini il microfono più si riesce a sentire meglio. Grazie Paolo. Ecco, mi sentite bene? Sì, Roberto. Mi senti bene, Roberto? Molto meglio adesso, Paolo. Perfetto. No, ecco, scusate. Ok, allora, dicevamo, sulla palla, punizione per la squadra neonata con il numero 77. Canassi, tutta la formazione canarina nell'area di rigore, saltatori Varela, Pellegrini in mezzo, alza la mano il numero 77 Canassi, sicuramente è un modulo provato, palla verso Borghetto che non prova a bloccarla, di nuovo ci prova con il numero 5 Rossi, non si riesce, infatti fallo di Varela sul Borghetto che viene sanzionato dall'arbitro con il cartellino giallo, quindi due sono i cartellini gialli, uno per Varela, l'altro per Canassi. Veramente c'è molto nervosismo qui allo stadio Città di Colore, oggi è davvero una vittoria molto tanto, tantissimo per la piazza della regione. Dopo questa grande stagione è bene sempre portare il proprio gioco, che anche oggi lo sta mancando. La squadra di Porti sta veramente conducendo una partita esemplare per ora. Intanto assistiamo al lancio di Parodi che cerca Mazzo, cerca di andare a fare pressione sul numero 3 Causa, che pressione che riesce, perché Causa si porta la palla in palo laterale che si mette subito in campo Eleuterio Paparoli e la dà a Pellicciari ancora per il capitano Giannonato, che la dà per Manuel Spicinalla sulla destra, cerca di metterla in mezzo, ancora il capitano Giannonato con di testa e cerca di fare un'impressione, intanto Meglia prende palla, l'arbitro ravvisa un fallo sul numero 5 Rossi, punizione dunque per l'Ariciana, siamo ormai al 31° minuto del primo tempo qui alla Città del Tricolore, 31° sì, al Maffei Stadium, una città del tricolore di Reggio Emilia. Tanto Causa per Rossi, cerca di trovare spazio, Hermann ben messa in campo, succede davvero poco, Venturi cerca da playmaker di trovare Varela, e viene però marcato bene da Parodi che rilancia, palla però riconquistata da Marco. È davvero un neogol da parte di Tonati, che mette una palla a tirare, sì, gol il 24, tipo 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 eh sì, come vi dicevamo, un euro gol davvero, quello di Nardi, dalla destra di Borghetto mette una palla a girare sotto il setto, davvero palla incredibile, peccato che la Fermano in questo momento non abbia davvero meritato, sembra davvero difficile raccontare il fatto che la formazione canarina stia toccando 2-0 qui a Reggio Emilia, quando invece ci sono state due occasioni, chiaramente squadre di un certo tipo, non di per la qualità della
formazione Emilia, portando le ali dell'entusiasmo, tornando di nuovo in discussione e guadagno ora un calcio d'angolo. Una palla di numero 5 Rossi. Davvero dicevamo, Fermana che mostra ben ricando assolutamente, veramente poi due gli episodi a favore della formazione di casa sono stati capitalizzati entrambi. Fermana che ha avuto l'occasione con Fischnall, era peccato che il tappino non sia stato celere da anticipare il portiere con più. Tanto il capitano Giannato cerca di inviare Rocchi dalla panchina, cerca di far salire la squadra, assolutamente di non farla sbocciare. Non dobbiamo assolutamente demoralizzarci perché stiamo facendo bene nonostante tutto e stiamo davvero facendo una buona gara. Poi chiaramente ci sono i giocatori che chiaramente anche per il budget della squadra mediana, con le poche opportunità che hanno sfruttato davvero al 110%. Intanto proviamo a farci che prova a duellare con Paroni, l'arbitro però rischia un fuorigioco sulla palla mano il campionato, capitando nella nostra area di rigore. Va invece per iniziare. Che dialoga con Borghetto, Pellegrini a pressare, detto per Parodi, Parodi per Eleuteri, dialoga con Romeo che la dà meglio, che però si trascina fuori la palla nel fallo laterale, subito rimessa in gioco per Varela, ruba palla però Meglia, di nuovo la palla a Borghetto, azione confusa quella della rete, Borghetto per Misurata, Misurata per Zambonato, però ancora Zambonato per Misurata, purtroppo intervento il passaggio per Misurata, non si capiscono in questo momento, chiaramente il cenno di intesa tra i due. Rimessa in campo con le mani per il numero 16 Luciani, che prova Rossi, ora per Luciani, anzi cerca di andare a contrastare, ancora palo laterale e ancora Luciani alla rimessa, dialoga con Nardi per Nozio, Taus, Taus per Guglielmo, ora Taus. Fermana sale, cerca di non schiacciarsi, ancora per Caus, vettura per Caus, Caus lancio lungo sulla sinistra per Guglietre, rimessa laterale, lo stesso Guglietre che va alla rimessa per Rossi. Rossi va di nuovo verso Nardi, tanto il pressing della Fermana, l'arbitro assegna un calcio di punizione per il taglio di Romero su Nardi, su Rossi, siamo sulla metà campo, il giocatore Granata è a terra, fallo non troppo grave, infatti l'arbitro non sanziona con il cappellino giallo il giocatore Canarini. Battuta il numero 5 Rossi, Rossi dialoga con Rozio, Rozio sulla destra per Luciani, Luciani tenta di piacere, non ci riesce, arriva la palla misurata per Maggio, Maggio salta l'uomo, ancora Maggio, conquista la punizione alla metà campo, davvero questo giocatore un under match che questa stagione sta facendo davvero tanto, colorato con la doppietta di sabato scorso al numero di fiori con Pizzola, ha subito la parte di Andinato per Misurata, la data Rossi, siamo sulla sinistra,
ancora misurata per Maggio, che dialoga benissimo con Bisnaglia, ancora Maggio, aspetta di saltare l'uomo. Misurata, misurata sulla sinistra, la parte del capitano Sandonato, Carosso, Carosso cerca di andare, non ci riesce, deve l'intervento di Carosso, tutta la palla, aspetta, ma cerca Rodi, ferma per noi, Rodi non rischia, la dà a Borghetto, Borghetto per Carosso, Carosso per Maggio, Maggio cerca di fare un sombrero, ma in realtà l'arbitro assegna il calcio di punizione su Carosso da parte di Rudy Elmotti, che va a scusarsi con il giocatore canarino rosso, sulla palla il calcio di punizione va subito a battere la mano di Giannomato, che lo ha misurata, misurata cerca e prova di segnare, però non riesce a controllo, Rossi prende la palla e la dà Rudy Elmotti. Ora Guglielmotti ruba la palla alla fermata con Romeo, che però poco preciso e viene anticipato da Francesco. Intanto il pubblico di casa protesta per un fallo di Pellizzari su Barella, fallo a mio avviso non è tale da poter assegnare un calcio di punizione. Ora Parodi, ora Pellizzari per Carosso. Carosso la dà per Pellizzari, Parodi, Parodi per Pellizzari, Pellizzari però poco preciso, fortunatamente Varela non è stato bravo a riprendersi la palla e riesce a ricordarsi la palla, rimane che vai avanti sulla destra con Eleuteri, dialoga con misurata che però viene anticipato da Rossi, ancora il capitano, ma non c'è andato per Carosso, siamo sulla sinistra, ora Carosso cerca di trovare Maggio, poco preciso, viene anticipato da Luciano, riparte subito Nardi per la Reggiana che salta misurata, ancora Nardi che la dà a Guglielmo che però è poco preciso. Riprende la palla il nostro capitano, Manu Giannonato, che cerca di darle in mezzo per Samuele Neglia, che viene anticipato da Caus. Ora la Reggiana che prova di, cerca di tentare il barco libero, a girare bene la palla alla formazione italiana, con Canasci che la dà a Guglielmotti sulla destra per Luciani. Luciani per Canasci, Gauss, da Pellegrini, con un tiro a fuori aria di Guglielmo che Borghetto respinge, ancora Guglielmo sulla destra, rimette una palla in mezzo, fortunatamente viene sventato il pericolo con Misurata, palla ancora della Reggiana, il numero 5 Rossi, la dà Guglielmo. Guglielmo per Caus, riesce il triangolo, Guglielmo, pubblico di casa reclama il calcio di punizione, così come palla fuori il capo da Parodi, calcio d'angolo giusto per la Reggiana. Calcio d'angolo Reggiana, la formazione canarina, tanti di seconda, la mette in mezzo per Guglielmo, fortunatamente palla fuori, forse il giocatore granato è stato anticipato da Eleuteri, dunque ancora un calcio d'angolo però alla sinistra di Borghetto, va sulla palla del numero 77 Canasci. Però sulla palla Rossi alza il braccio, Rossi la mette in mezzo, riesce a
Maurizio Carlo di testa magica, però ancora palla per Guglielmo che la rimette in mezzo alla ricerca di Pellegrino, che però commette fallo su numero 17 Federico Romero. Rimana Granata, formazione Granata che l'ultimo periodo è stato davvero pressante, tanto la fermata in questo momento non dovrà cercare di spiacciarsi, ma dovrà essere propositiva come è stata per una buona mezz'ora per cercare davvero di non concedere spazio e soprattutto di non farsi spiacciare da una formazione davvero di tutto rispetto, tanto per Ghetto di Allora Parodi, detto per Romeo che si fa saltare purtroppo. Varela tenta con il suo compagno Nardi di un tiro a giro alla destra di Borghetto. Bisogna essere concentrati, cercare di tenere palla, perché ogni qualvolta commettiamo un errore con due o tre passaggi la formazione di Aria Mariana sa essere davvero pericolosa, e chiaramente mantenendo questo parziale c'è sempre la possibilità comunque di perlomeno accorciare le distanze. Intanto ci riprova la fermata per il capitano Giannato, che però va a Pellizzari per Borghetto, va subito per Eleuteri sulla destra e riesce ad andare avanti sulla centrocampo. Prova Eleuteri a darla a Samuele Nella, viene anticipato da Rossi, la rimette subito per Tomassi, che fa l'intuizione con Guglielmo che cerca di darla in mezzo, ma Pellegrini è un fuorigioco, viene segnalato dal guardaline Lencioni di Luca. Formazione quella granata che appena mette piede l'acceleratore fa davvero male. Intanto termina ora qui al Mapei Stadium, città del tricolore qui a Reggio Emilia, risultato parziale Reggiana 2 con gol entrambi di Nardi, Fermana 0, Fermana che per 20 minuti è riuscita a tenere da distanza, purtroppo ha avuto anche una buona situazione quella con l'anno finale, un bellissimo lancio del capitano Gian Donato, purtroppo non è riuscito a capitalizzare, formazione di casa invece che con due o tre occasioni è riuscita a capitalizzare per due reti. Speriamo che il mister abbia parole di conforto per i nostri ragazzi e parole di rete, perché a mio avviso, per come l'ho visto in questo momento, la partita non è assolutamente terminata, perché chiaramente i nostri cercheranno di gettare il cuore oltre l'ostacolo come sempre hanno fatto. Roberto, ti ridò la linea e ci rivediamo per il secondo tempo di Reggiana Fermana. Perfetto Paolo, ti ringraziamo per il commento di questo primo tempo, a risentirci tra un quarto d'ora per la seconda parte di gara.
Si rientra in questo momento al Maffei Stadium, città tricolore di Reggio Emilia. Il parziale tra Reggiana e Fermana è di 2-0 per la formazione di casa. Dicevamo, primo tempo dove la Fermana non ha fatto demeritato, poche le occasioni, quelle occasioni appunto create dalla Reggiana sono state capitalizzate davvero molto bene egregiamente dal 24 Nardi in serata, uno dei migliori in campo della formazione del mister Aimo Diana. Si rientra ora in campo. Fermana, che dicevamo è stata pericolosa, specialmente con un cross di capitano, il solito capitano per Manuel Fischnaller, che però non riesce il tapin diretto in porta per proteggere il portiere di casa Venturi. Peccato, perché davvero in quel momento la Fermana avrebbe meritato davvero quello visto in campo, il pareggio. Dunque, doppietta di Nardi per la Reggiana. Si rinizia ora da qui, dal Maffei Stadium, palla a Borghetto, che la dà con le mani a Parodi per Bellizzari. Di nuovo Parodi. Ci sono stati cambi tra il primo e il secondo tempo, abbiamo visto qualche giocatore della Fermana riscaldarsi un po' più ardentemente. Vediamo Tiziano Tunissi, che in questo momento si sta avvicinando al mister Protti, quindi pensiamo che sia lui un giocatore che andrà a sostituire molto probabilmente Manuel Fischnaller, ma vediamo cosa farà mister Protti. Intanto Fermana che attacca da sinistra verso destra, la rimessa di Eleuteri per Maggio, che dialoga con Romeo. Ancora Maggio la dà per Fischnaller, ma viene raddoppiato dal difensore Granata. Ancora Parodi sulla linea laterale, ci riesce senza farlo uscire. Intanto il pubblico rumoreggia, numero 5 Rossi cerca di venire fuori per Camasci, che cerca di darla a Guglielmotti, che però viene anticipato da Carosso. E intanto vediamo Maggio che si accentra, viene atterrato, cerca il calcio di punizione, ma così non è. Eleuteri ancora a fermare in avanti per Romeo per il capitano Manuel Giardonato, che ancora lo dà Eleuteri, che cerca di saltare l'uomo, guadagna il fondo, la mette in mezzo, ma Venturi anticipa Samuele Emilia. Come dicevamo, ex di turno la scorsa stagione, Samuele in maglia Granata, preso di gol, uno nel derby, quello con il Modena. Poco spazio per lui, tanti subentri, ma poche titolarità nella formazione emiliana. Intanto Guglielmo la dà a Camasci per Caus, Rozio, Caus, Guglielmo, Rossi la dà per Pellegrini, che però viene fermato egregiamente da Parodi. Giandonato sulla linea di centrocampo, che la dà per Matteo Maggio, che triangola benissimo con Fischnaller. Maggio di nuovo cerca l'attaccante Artesino, ma purtroppo non riesce perché viene anticipato da Rozio. Riparte la Reggiana, numero 3 Cauz per Venturi, va a pressare Federico Romeo. Rozio, capitano, cerca di andare avanti per Varela, che la spizzica di testa, ma viene riconquistata palla da Misurata, che la dà già Donato. Bellissimo il lancio per Fischnaller, che cerca di trafiggere sul primo palo il portiere, non ci riesce, esce di poco la sfera. Peccato, bello il lancio di Manuel Giandonato per lo stesso Manuel Fischnaller, che cerca di chiudere sul primo palo, palla che va alla destra di Venturi di poco. Altra occasione Fermana, riparte la Reggiana con Luciani che sbaglia a rimettere in campo Misuraca per Maggio, che cerca di saltare, purtroppo scivola, viene riconquistata di nuovo da Caus.
Nauz la dà a Pellegrini. Pellegrini cerca di guadagnare sulla tre quarti campo, cerca di darla a Guglielmotti, non riesce. Borghetto che la dà subito con le mani al capitano Gian Donato, che cerca di calmare i propri compagni di squadra. Ancora Neglia, Gian Donato sventaglia sulla destra per Eleuteri. Romeo, davvero bella la stagione di Romeo in maggio, due under che sono fiore all'occhiello di questa formazione, quella di Mister Protti. Capitano Gian Donato per Maggio. Maggio dialoga con Fischnaller, li prova a rimettere in mezzo, ma Pellegrini di tacco riesce a sventare la manovra. Calcio di punizione per la Fermana all'altezza del centrocampo per un fallo di Pellegrini su Giulio Parodi. Rimette subito, la batte Gian Donato per Mizuraga. Ancora Gian Donato, viene dal centrocampo, lo dà Parodi. Ancora Gian Donato, cerca di cercare spazio. Fischnaller, Bellizzari, Fermana che comunque è bella alta, non è assolutamente remissiva la formazione di Mister Protti. Ancora Bellizzari, la dà Gian Donato, colpo di tacco di Maggio che dialoga con Misuraga che mette una bella palla sulla sinistra, purtroppo viene segnalato un fuorigioco del numero 27 Canarino. Davvero buon gioco per ora quello della Fermana, che assolutamente non ci sta a gettare all'aria una stagione egregia fino a questo momento. Il gioco ben visto fino a questo momento anche qui al Mapei Stadium non sta mancando. Intanto i sostenitori provenienti da Fermo sempre a incitare i nostri ragazzi dall'inizio alla fine, davvero anche incommiabili tutti i ragazzi che si sobbarcano chilometri e chilometri per stare insieme ai giocatori canarini. È davvero lodevole il fatto che anche oggi, nonostante la salvezza raggiunta e nonostante l'impegno proibitivo con la prima della classe, l'apporto della curva d'uomo non è mai mancato e mai mancherà davvero. Intanto vediamo un giocatore della Reggiana a terra e cerchiamo di capire chi sia. Crediamo che sia il numero 77, sì, lo è, Canasci, che chiede una sostituzione. Infatti il mister Aimo Diana provvede a non effettuare la sostituzione. Ben 2 esce con il numero 77. Canasci dentro numero 6 all'Ozza. Esce con il numero 18 Quarena ed entra con il numero 10 Lamini. Davvero la formazione granata, ogni cambio sono giocatori davvero di tutto rispetto. Un giocatore come Lanini vedere in panchina resta davvero difficile, quindi per farvi capire l'entità dell'avversario. Ma la Fermana, per tutti i radioascoltatori che si sono connessi da poco, nonostante stia perdendo per 2-0 qui a Reggio Emilia al Mapei Stadium, sicuramente lo sta demeritando, sta davvero facendo vedere del buon calcio. Molto pulita la manovra del mister Stefano Protti, ha dato a questa squadra una identità che davvero fa divertire. E anche in questo momento non ha fatto l'errore quello di rinchiudersi nell'area di rigore, perché sarebbe davvero grave farlo con una corazzata di questa portata. Intanto Carosso la sta prendendo e la dà a Bellizzari. Misuraga, ancora Carosso, Bellizzari, Carosso
Samuele Meglia è impreciso, palla che va a finire sulle mani di Venturi che la dà subito a Guglielmo, numero 19. La scambia con Kautz, Kautz per Rozio, il capitano. Ancora Kautz. Romana che ruba palla adesso in questo momento con Fischtaler che non riesce a superare il gol e Rozio ci mette una pezza, intanto Pellegrini prova in attacco ma davvero Bellizzari riesce a stopparlo, la rimette subito in campo per il 2-19 Guglielmo che è all'interno dell'area, richiama un calcio di rigore, però è un neanche tante sono le proteste da parte del giocatore 19 Granata. Riparte la Fermana con Borghetto. Borghetto per Parodi. La dà Giannonato prova a darla a Eleuteri che però viene anticipato da Guglielmo. Eleuteri alla rimessa laterale con le mani e la dà a Manuel Fischtaler, la mette a terra per Carosso, Carosso per Pellizzari, Parodi, Misuraca, ora Pellizzari, Parodi, abbiamo una formazione Granata che ci sta cercando di effettuare un pressing, attenzione Borghetto congetto l'ingenuità, il rinvio va a finire sui piedi di Pellegrini, rischiava di essere davvero grave, per fortuna Pellegrini è stato impreciso, forse un po' più pericoloso e la palla va a finire fuori di molto dalla porta difesa da Parodi, Pellizzari, Parodi per Eleuteri. Eleuteri la dà lunga, bel lancio per Romeo che la mette in mezzo, il numero 27 Matteo Maggio che accorcia le distanze qui dal Mapei Stadium città tricolore, Matteo Maggio con un lancio davvero bello, quello di Alessandro Eleuteri che la dà per Romeo, Romeo per Maggio che la mette sulla sinistra, sull'angolino proprio di Venturi. Dicevamo poc'anzi di questi due gioiellini di casa Fermana, sono due under, sono davvero due giocatori che stanno facendo tanto, molto e davvero sono fiore all'occhiello degli 11 di Prodi e orgoglio Fermano di tutti noi. Dunque, Fermana 1, Reggiana 2 dal Mapei Stadium e adesso ragazzi la Fermana sicuramente speriamo che ci sia un bel colpo di morale perché accorciando le distanze si fanno sentire chiaramente i 100 a corsi fermo, dobbiamo essere tutti orgogliosi di questi ragazzi, tanto il lancio di Gian Donato che fa cercare Maggio ma non riesce, sale anche l'incitamento dei tifosi di casa, dicevamo che la Reggiana deve assolutamente portare a casa la vittoria e deve sperare che la Virtus Eterna non continui la sua marcia per cercare la promozione diretta nella serie cadetta. Intanto Maggio, Carosso fa fallo su Guglielmotti che però resiste, è sulla destra, Guglielmotti la mette in mezzo, Borghetto non controlla, non controlla, fortunatamente non è stato preciso Pellegrini, con una rovesciata ha cercato di ribadirla in porta, non ci è riuscito, Borghetto di nuovo si assicura la palla, intanto la Fermana riparte con Gian Donato, Romeo, ancora Gian Donato,
dicevamo della prestazione di Maggio e Romeo, ma è impugnabile anche il nostro capitano Emanuele Giannani, che ora è dolorante a terra. Speriamo che non si sia fatto niente di grave. Quella di Giannani, una stagione da incominciare, si è preso sulle spalle la formazione canarina. Sapevamo che fosse un giocatore di tutto rispetto, ce l'ha fatto vedere nel 2018-2019. Questa forse è la stagione in cui ha sancito la maturità del giocatore abruzzese, che si è preso davvero la squadra sulle spalle nell'agosto scorso. Tanti nel 2004 lui ha detto sì e è tornato, ci ha fatto iniziare davvero di una stagione superba. Intanto Romeo la dà per Fischnaller, che chiede il fallo e viene dato fallo perché da parte di Rozzo, il capitano della formazione granata, sulla palla mano già menata all'altezza del centrocampo, prova a dar fastidio Rossi sulla palla, giustamente già menata la dà anche Rosso sulla sinistra per Pellizzari. Ora Pellizzari cerca di trovare spazio per Carosso. Carosso per Borghetto. 3 gol stagionali, no, 5 gol stagionali di Maggio. Vero giocatore che ci ha deliziato di tante prodezze in questa stagione. Se lo merita, mancava forse il gol, come diceva il mister Stefano Conte, e in queste due partite che sono arrivati ben 3, ancora a lui è grande emozione per noi, davvero è un grande giocatore che avrà molto da dimostrare negli anni a venire. Intanto punizione per la Reggiana sulla metà campo, va subito con il numero 5 Rossi, cerca di mettere una palla in mezzo per Pellegrini, Parodi però si mette tra lui e il pallone, l'attaccante, confusione nella difesa permana che cerca di venire fuori. Samuele Neia cerca di contrastare Guglielmo, ci riesce Romeo per Misuraca, il metronomo del centrocampo della Fermana per Giannonato, che la dà Eleuteri, davvero non stiamo demeritando affatto. Parodi, la dà Giannonato, cerca il lancio lungo per Manuel Fischnaller, ma arriva con il numero 4 Rozzo, il capitano, mette il fallo laterale, il fallo laterale va con le mani Alessandro Eleuteri. Neia chiede la palla a Giannonato per Pellizzari, ancora Eleuteri, si fa vedere Romeo, Giannonato, Eleuteri, triangolazione con Romeo che cerca di accentrarsi, viene messo giù, l'arbitro però non ravvisa un fallo sul 17 canarino, riparte con il numero 3 Cauzio, 3 contro 3, Cauzio per Guglielmo Motti, che però trova il tiro, viene deviato da Carosso, fortunatamente il calcio d'angolo per la Reggiana. Dicevamo buono il proseggio della squadra di Mister Protti, purtroppo però la palla persa da Romeo ha fatto ripartire la squadra di casa, che adesso ha guadagnato il calcio d'angolo. Sulla palla si presenta il numero 6 Vallocchia. Tanto movimento in area di rigore, prova di testa Rossi, non va, sempre la palla sulla tre quarti con Guglielmo, e la dà Luciani. Romeo cerca di pressare, restando alta la Fermana, e arriva Manuel Fischnaller che mette fuori
palla, il bomber canarino ritornato dopo un infortunio. 11 cadetti di maglia canarina per trovare un attaccante così prolifico. Dovevamo ritornare a un paio d'anni fa quando Samuele Ney, oggi in campo, realizzò lo stesso numero dei gol. Rimangono ancora 3 gare, sicuramente potrà farlo anche meglio. Però attenzione, l'incursione della Reggiana! E si mangia un gol con lunghi e notti. I tifosi di casa rumoreggiano arrabbiati. Intanto calcio, cartellino giallo per il numero 16 Luciani, che commette un fallo su Misuraga. Davvero occasione divorata da Guglielmotti, che a tu per tu con il portiere Borghetto non è riuscito a capitalizzare un contropiede che era divenuto davvero davvero pericoloso. Intanto però la Fermana riprova a rialzare la testa con Eleuteri, che la dà a Pellizzari. Parodi, Parodi per Neia, che fa un velo per Fischnaller, che la dà a Misuraga, che a cui viene commesso fallo, che però non viene fischiato dall'arbitro, che fa molto giallo. Intanto San Donato riprende la palla senza commettere fallo, si fa vedere sulla destra di Oteri, ma San Donato la mette in mezzo per Maggio, che però viene anticipato dal numero 6 Vallocchia. Nuova formazione Granata, che riparte con Lozzo, per Gauss per Rossi a Guglielmo, Rossi ancora, Nardi, Gauss per Nozio, Luciani, Venturi. Formazione Granata, che non riesce a trovare spazio. Formazione in campo canarina, riesce a tenere bene, non riesce a concedere, e questo è molto importante per far sì che la gara resti su questo parziale, per cercare di andarla a impattare. Intanto vediamo tanto movimento in panchina fermata, se ne scappano più ardentemente Turissi, Graziano, Spedalieri e anche il giovane Pinzi, altro gioiellino della Fermana, che ha fatto ben vedere quei pochi sprazzi giocati, giocatore di assoluto valore, che ha allungato il suo contratto fino al 2025 in casacca canarina. Intanto Neglia la dà a Parodi per Pellizzari. Pellizzari viene messo giù dall'arbitro, che però concede, sì, pensavamo fosse un vantaggio, in realtà punizione che viene subito battuta da Pellizzari. Pellizzari per Misuraga, ancora Pellizzari, riprova sulla sinistra con un lancio per Matteo Maggio, che però viene anticipato da numero 16 Luciano. Messa in campo Reggiana sulla palla Luciani. Intanto sale il coro dei 100 di da fermo provenuti, è incomiabile davvero anche qui in un palcoscenico simile come un modello di stadio, incessantemente per 90 minuti a sostenere i nostri ragazzi. Davvero una stagione, quella di adesso, quella di quest'anno, davvero da incorniciare per la squadra canarina. Intanto provo con gli Elmotti sulla destra, che viene contrastato da Carosso, guadagna ora un calcio d'angolo a formazione Granata. Sulla palla il numero 5 Rossi. Thank you.
movimento in area di rigore, Nardi mette in mezzo, prova di testa il capitano Crozio, e lancio subito di Borghetto che fa cercare Mancio, che però viene anticipato dal numero 16 Luciani. Mette lunga per Pellegrini, Pellegrini salta l'uomo Pellizzari, immaginiamo che ci sia un fallo, sì, un cartellino giallo per Pellizzari, ha fatto bene Stefano a mettere a terra l'attaccante, perché una volta passato sarebbe entrato dritto dritto in area di rigore, sarebbe stato davvero pericolosissimo per la formazione canarina. Zaro il incidimento del centrale tricolore di Reggio Emilia, sulla palla Nardi, autore della doppietta con la quale la Reggiana sta vincendo per 2-1 sulla squadra canarina. Intanto 25esimo del secondo tempo, Nardi la mette in mezzo, palla a giro che fa il rasoio alla traversa, fortunatamente il nostro Borghetto era sulla traiettoria, che riparte subito con i piedi Borghetto per Parodi, Parodi la dà per Rizzari, chi si fosse connesso ora, la Fermana sta perdendo 2-1 qui a Reggio Emilia, ma non sta assolutamente demeritando, a cospetto di una corazzata vera e propria costruita, come tutti ben sappiamo, per vincere il campionato per il secondo anno di fila, visto che l'anno scorso è sfumato a lui. Intanto riparte la Fermana con Parodi, la dà per Rizzari, Carosso, siamo sulla sinistra, dialoga con Maggio, Maggio cerca il centro campo, poi per Pellizzari cerca di cambiare versante sulla destra per Eleuteri, Eleuteri la dà a Maggio, Maggio per il capitano Gian Donato, purtroppo viene anticipato dal numero 5 Rossi, fallo però sul Parodi che viene ravvisato da Simone Galipò di Firenze, l'arbitro di questa sera. Ha sbagliato ben poco, forse ha concesso molto gioco, ma diciamo che finora la conduzione di gara è egregia da parte dell'arbitro di Firenze. Sulla palla mano a Gian Donato che chiede la distanza alla Nini, tanti calciatori gialloblu in area di rigore, lo mette Gian Donato, passa, viene anticipato però da Pellegrini, riconquista Misurata, ancora per Gian Donato, Eleuteri, ancora Misurata sulla sinistra, la dà per Romeo, Romeo ancora Misurata che cerca di metterla in mezzo, purtroppo non ci sono giocatori gialloblu, ma attenzione, la retroguardia granata stava per commettere un'ingenuità con il numero 3 Gauz, e Venturi non si sono capiti, poteva davvero essere pericolosa per la Fermana. Intanto riparte, lancio lungo per Lanini che cerca di battagliare con Pellizzari, ma anche lui, come gli altri che stiamo dicendo, sicuramente chi ci ascolterà penserà che stiamo lodando tutti i giocatori canarini, ma è così che meritano per questa stagione, davvero che ognuno di loro meriterebbero davvero di portare a casa un risultato positivo per quello visto oggi, ma soprattutto per il palcoscenico prestigioso questo di Reggio Emilia. Tanto è Luteri, ancora per Parodi, la Fermana non ci sta, e Luteri la dà Borghetto, pochi gli spazi concessi dalla squadra di Aimo Diana, capitano Gian Donato, ancora Parodi per Eleuteri,
ancora Giulio Parodi, cerca di guardare in avanti uno spazio libero, la dà al capitano Manuel Giannonato, che prova il lancio per Samuele Neglia, che però viene anticipato. Ancora Parodi, Carosso, chiede palla a Maggio, ma viene data a Pellizzari, squadre che si stanno studiando. Parodi, Giannonato per Eleuteri, che la dà per Romeo, siamo sulla destra, che però viene anticipato con un intervento scivolato di Cavizza. Ancora Giannonato, Pellegrini ruba palla, la dà al numero 6, all'Occhia, che cerca e trova sulla destra Guglielmotti, viene marcato da Carosso, Guglielmotti la mette in mezzo, traversone pericoloso, sventato dal nostro numero 1, Borghetto. Pubblico di casa, attenzione però, Fischnaller perde una palla con Guglielmo e Pellegrini in area di rigore! Purtroppo, perde una palla, davvero bisognava essere più concentrati, c'è stato uno sbarione in Anna Fischnaller che permette a Guglielmo di servire il numero 11 Pellegrini. Borghetto peccato, peccato davvero, perché la Fermana aveva concesso davvero poco per qualche errore di disattenzione. Si poteva restare con il risultato invariato, il 2-1 dava comunque la speranza di poter perlomeno riaccontare il pareggio, ma mai dire mai, capitano Giannonato sulla sinistra per Maggio, per Carosso, ancora Giannonato. Rosso dà una bella palla per Fischnaller, per Misurata, che ottiene una punizione sulla parte sinistra dell'attacco canarino. Intanto mister Protti chiama dalla panchina l'assistente, vediamo chi sostituirà sicuramente di San Mauro Pascoli, vorrà effettuare qualche cambio, vediamo chi ha scelto. Tiziano Pulissi, vediamo che si avvicina verso la panchina, secondo Tiziano Pulissi e Jonathan Spedalieri si avvicinano alla panchina per la sostituzione. Intanto palla in mezzo di Giannonato, attenzione, rete di Manuel Fischnaller, la Fermana si riporta i 100 provenuti da fermo, davvero getta il cuore oltre l'ostacolo la formazione canarina con un bel cross, quello del capitano Manuel Giannonato, la mette in mezzo Romeo e Manuel Fischnaller con la 12ª rete, il bomber canarino la getta dentro, davvero lodevole la prestazione della formazione canarina, e stiamo davvero a raccontare. Intanto la Reggiana, intanto c'è il mister Protti che cerca di tirare sui ragazzi, di dirgli forza, gettate, continuiamo in questa maniera. Intanto esce il numero 24 Filippo Nardi per la Reggiana al suo posto col numero 21 Muroni, esce Kautz ed entra con il numero 23 Laezza.
Dicevamo, Fermana che ha riaccorciato le distanze qui al Mapei Stadium, la città del tricolore. È bella la punizione del solito Manu Giannonato che trova Romeo, che mette una bella palla in mezzo, il tapin del bomber Manuel Kuchnaller. Dunque, Reggiana 3, Fermana 2, Fermana che assolutamente a questo punto vuole continuare a riaguardare la gara. Intanto Borghetto, la lancia in mezzo, battaglia Kuchnaller, ma viene troppo fallo commesso del capitano Manuel Giannonato e viene ammonito, fallo sul numero 11 Pellegrini. Punizione per la Reggiana all'altezza del centrocampo. Dicevamo dunque, ora la Fermana si è riaffacciata vicino alla Reggiana, uno scarto per riaguantare la gara. Speriamo di non commettere altre disattenzioni, perché davvero sarebbe un peccato per la prestazione vista in campo della formazione canarina. Intanto numero 23 ne è entrato la Ezza per Rozzo. Rozzo la dà a Guglielmotti, ma viene anticipato da Carosso, la mette in mezzo da Rossi di testa per Lanini. Ora Guglielmotti la dà in fondo per Mironi. Borghetto sventa la manovra. Parte la Fermana con Parodi che la dà a Eleuteri. Ancora Parodi per Eleuteri. Romeo, poco preciso il passaggio di Eleuteri per Romeo, che viene anticipato al numero 23 Laezza, che cerca di andare avanti, ma viene pressato dal capitano, da Federico Romeo. Si getta senza farlo a terra e viene concessa una punizione, un fallo inesistente. Sulla palla col numero 5 Rossi. Laezza, ancora Laezza, la dà al capitano Rozio. Fermana che cerca di fissare alta, ora Laezza per Venturi. Intanto tre le sostituzioni della Fermana, vediamo anche Lander Pizzi insieme a Pulissi e Spedalieri. Parodi la dà a Romeo, che scambia subito per Kuchnaller. Kuchnaller per Carosso, Carosso per Giannonato. Giannonato, bel lancio per Romeo che cerca addirittura di tirare, di sorprendere Venturi nell'Italia. Intanto la Fermana sostituisce il numero 17, proprio lui, Romeo. Entra Jonathan Spedalieri al suo posto, altra sostituzione, esce con il numero 11 Samuele Lenia, l'ex di turno, ed entra Riccardo Pizzi con il numero 23. Ultima sostituzione della Fermana in questo slot, entra il numero 10 Tiziano Turissi, esce col numero 25 Carosso. Dunque Fermana è visto Totti che vuole far capire che non è qui assolutamente per difendersi, anzi per attaccare, per cercare di riaccontare il pareggio. Fermana canarina, squadra canarina che non ha nulla da perdere, perché in virtù del fatto della salvezza ormai
giustamente. È giusto provarci fino alla fine. Venturi intanto rimette la palla subito di testa a Spedalieri dall'alto del suo 1,90 m. Rimessa con le mani per la Fermana sulla palla. Anzi, perdono, fuori gioco che va a battere subito Spedalieri per Borghetto. Ancora Spedalieri, cerca e trova Pellizzari. Pellizzari terzino, Spedalieri centrale insieme a Parodi. Questi sono i cambi del Inter. A destra al posto di Meia è andato Tiziano Tolisi. Al centro insieme a Manuel Giaconato al posto di Romeo Pizzi. Intanto vediamo la Reggiana che ci prova con Pellegrini che mette in mezzo. 4 scoreretti della ha segnato gol numero 44 Davide. Fosse stato di quello scatto, mai dire mai, con l'invenzione del nostro capitano si sarebbe potuto anche raggiungere e riequantare il pareggio. Intanto Reggiana che effettua un'altra sostituzione, entra il numero 7 Rosario. A posto di Pellegrini, quindi un attaccante per un attaccante. Dunque risultato di 4 per la Reggiana, 2 per la Fermana. Peccato davvero, perché la Fermana stava cercando di rialzare la testa, ci era riuscita avendo accorciato le distanze con il bomber Manuel Fischnaller, 12 le reti di maglia canarina, stagione strepitosa con attaccante al Tottesino. Che peccato davvero, bisogna ammettere però che stiamo giocando al cospetto di una squadra costruita per stare nei piani alti, forse in più alto. E sicuramente aveva tutto da perdere da questa gara, non poteva assolutamente sbagliare, era veramente un incontro proibitivo quello degli 11 di Mister Klopp, ma vi posso garantire che non abbiamo assolutamente demeritato. Intanto Borghetto, 43esimo del secondo tempo, il capitano Manuel Giaconato la dà per Tolisi che cerca di girarsi, forse commette il fallo. Intanto il numero 10 Danini va in area di rigore, viene contrastato da Spedalieri, altro giocatore under nonché Moliador nella maglia canarina. 4 sono le reti siglate dal centrale difensivo della Ferrari.
che ha velleità anche in attacco. E ora dalla bandierina la Reggiana va a battere il numero 5 Rossi. Vado a metterla in mezzo. Guglielmo si fa vedere per Guglielmotti. Ci viene contrastato, non ci riesce, da Manuel Giandonato, la mette in mezzo, fortunatamente, Borghetto, con le mani, la blocca. Mano che riparte da Borghetto, i tifosi canarini che continuano a incitare la squadra. Oggi è una giornata di festa anche per noi, nonostante la sconfitta, perché sappiamo bene che possiamo essere fieri di questi ragazzi che anche oggi sono intanto stati successi 5 punti di recupero. Pizzi per Pizzi, per Manuel Giannonato, per Fischnaller che triangola con Eleuteri che subisce un fallo dal numero 23 Laenza. Calcione in faccia, forse ci fosserebbero più di essere gli estremi per un cartellino giallo, così non è stato. Punizione che va dove va proprio Tiziano Pulissi, vediamo se batterà lui, anzi no, batte il capitano e Pulissi va al centro del mare. Abbiamo tanti saltatori, uno su tutti l'abbiamo nominato poco fa, Jonathan Spitalieri, che può far valere sicuramente il 1,90 sicuramente per un ragazzo. Vediamo infatti proprio la palla in mezzo che viene spezzicata di testa da Paroli, purtroppo palla torna a finire fuori, rimessa dal fondo per la Reggiana. Reggiana 4, Fermana 2, 45esimo passato ormai da un minuto. Fermana che effettua due sostituzioni, forse per dare anche modo e spazio di calcare il campo a due ragazzi, giustamente il mister Frotti vuole dar spazio a tutti, esce col numero 32 Parodi, entra col numero 14 Vessella, Manuel Vessella, altra sostituzione, esce col numero 27 Matteo Maggio, al suo posto col numero 18 Francesco Sacco. Vessella già aveva esordito in maglia canarena, invece per Sacco è l'esordio ufficiale in maglia canarena in un palcoscenico di tutto rispetto, quale è la città del tricolore qui a Reggio Emilia. Giusto dare spazio ai giovani, va bene mister Frotti, a motivare questi ragazzi, perché chiaramente con la speranza che possano sempre più essere dei nostri in campo. Intanto è passato il 45esimo ormai da 3 minuti, 2 minuti mancano alla fine del match. Sono state esaurite tutte e 5 le sostituzioni da parte del mister, si attende ormai il termine della partita. Reggiana che la rimette in campo con il numero 23 Laezza, intanto Leuteri con le mani va per Misuraca. Misuraca perde palla, prova Pinzi e ci riesce a rubarla, purtroppo però tanta confusione a centrocampo e il numero 7 Rosario la riconquista. Intanto Leuteri, Leuteri per Pinzi che riesce a riguadagnare la palla per Misuraca, Misuraca per Giandonato che la dà per Fischnaller, viene anticipato dal numero 16. Ora il numero 10 Lanini cerca su 3 Lanini e per fortuna viene sventato da Borghetto. Lanini a tu per tu con Borghetto, questo portiere che davvero era partito in sordina, quasi oscurato dall'esperienza e dalla carriera di Michele Nardi, ma quando c'è stata l'opportunità di entrare si è fatto valere.
abbiamo riscoperto davvero un giocatore, un portiere di tutto rispetto, proprietà del Verona, Borghetto. Intanto i tifosi canarini si sente Fermana sin dalla tribuna stampa, e non è semplice sentirli, evidentemente sono talmente rumorosi da farsi sentire nonostante il gran tasso del Mapei Stadium. Intanto palla all'altezza del calcio d'angolo. Aimorian chiede l'incitamento di tutti i tifosi dello stadio. Davvero importante questa partita per la Reggiana. Non sappiamo cosa sia successo negli altri campi, specialmente quella che vede impegnata la Virtus Entella. Davvero avvincente questo campionato fino alla fine. Azione quella della Reggiana, che sembrava di aver ottenuto la promozione in Serie B, 8 erano i punti di distanza dalla Virtus Entella. Poi chiaramente questo calo che c'è stato nelle ultime partite, dove appunto la formazione marchigiana come la Recanatese ha ottenuto il pareggio e ha rimesso tutti in discussione, dando la palla sul calcio. Che si fischi la fine del mezzo, si rumoreggia, e finisce qui dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, Reggiana 4, Fermana 2. Lo abbiamo detto durante la partita, Fermana che assolutamente non ha demeritato, bisogna però ammettere che le qualità balistiche e in quanto a rosa abbiano fatto tanto. Formazione cinica quella della Reggiana, che al primo spiraglio ha saputo capitalizzare tutte le occasioni che avevano in serie. Dobbiamo uscire accostato dal Mapei Stadium, bisogna veramente fare un applauso a tutti i nostri giocatori, alla società, che ha davvero quest'anno ha davvero fatto tanto per questa città, per questi colori, e dobbiamo assolutamente dimostrare sabato prossimo un orecchione di fermo, o domenica se non erro, sicuramente ci sarà la pausa pasquale e poi sarà lo scontro in casa con il Pontedera, e ci sarà da affollare quello che vuole. Un saluto da Paolo Rocchi qui dal Mapei Stadium. Ormai il rumore è davvero assordante. Ci vediamo allo stadio Bruno Recchioni. Diamo ormai intanto l'abbraccio dei tifosi canarini ai giocatori giallo-blu.